Ciao a tutti amici miei, benvenuti a questo primo video del 2021, se ben ricordo. Vi ringrazio dei like, dei commenti, della partecipazione, soprattutto al canale YouTube. Adesso tornerò probabilmente con un video anche sugli effetti che ha avuto non avere social per oramai quasi 10 mesi, se ben ricordo. E sono veramente felice di tornare con uno speaker di qualità, uno speaker JBL. Io ho recensito il Go 1, che rimane uno dei miei speaker, quantomeno nella fascia piccoli piccoli mini, veramente tra i miei preferiti. Il Go 2, che mi era piaciuto ma non così tanto, vediamo adesso se mi piace questo Go 3. Come voi sapete, non recensisco i prodotti dicendovi che sono tutti bellissimi per farvi cliccare sui link in descrizione. Sarò onesto anche con questo JBL Go 3, che ha delle caratteristiche quantomeno sulla carta abbastanza interessanti. Innanzitutto è uno speaker della JBL by Harman, quindi Harman Kardon, che costa 40 euro. L'ho preso su Amazon in offerta 38,95. Comunque il prezzo è quello, tra i 38 e 40 euro, insomma il prezzo di listino indicato sul sito della JBL è esattamente di 39,99 euro col 9 poi periodico. Si tratta di un piccolissimo speaker, le dimensioni sono le medesime del Go 1 e del Go 2, e ben 5 ore di batteria e una potenza dichiarata di 4,2 watt. La confezione è più o meno la medesima che abbiamo già visto con gli altri speaker della stessa serie, ovvero trasparente, per poter far vedere la bellezza di questo speaker appunto ultra portatile. La JBL nel corso degli ultimi anni ha avuto un'evoluzione sul ovviamente impermeabile, adesso vi spiegherò bene perché, ed è la ragione per la quale questo speaker ha la stessa identica impostazione anche degli speaker un pochettino più grandi, direi che ha lo stesso materiale addirittura dell'Extreme. All'interno della plasticaccia che vi ho appena fatto vedere troviamo un bussolotto che sembra contenere dell'eroina, effettivamente invece no, contiene il manuale di istruzione e poi ovviamente il cavo USB. Per una volta JBL ha deciso di venirci incontro anche sui prodotti low cost e, come vedete, è un USB-C, ricarica rapida. Circa, come vi stavo dicendo, 5 ore e mezza di riproduzione. Il JBL Go 3 è uno speaker senza ombra di dubbio bello, è totalmente impermeabile IPX7, quindi può essere immerso per direi qualche minuto addirittura nell'acqua, non teme gli schizzi, non teme quindi umidità e può essere portato sempre con voi. Sulla parte frontale al marchio JBL, sopra la stoffa che aiuta a mantenere l'impermeabilità, troviamo grosso il logo JBL, molto bello, molto ben fatto, si vede la qualità, potete vedere, in gomma. Sotto abbiamo dei gommini molto utili, nel senso che impediscono allo speaker di muoversi. Sulla parte posteriore idem con patate, troviamo tutte quante le varie funzionalità e le descrizioni, quantomeno schematizzate, con i simboli delle ditte o comunque dei brevetti che hanno consentito di costruire, di commercializzare questo speaker, e può essere quindi appoggiato anche piatto, non solamente appunto in orizzontale. Sulla parte superiore i tre tasti classici, volume e ovviamente track avanti, track indietro, e poi il tasto play, pause. Sulla parte laterale, comincio subito da questa, la parte sinistra, guardandolo frontalmente, l'entrata per l'USB-C e poi ovviamente il famoso laccetto per poterlo utilizzare anche, voglio dire, come un'arma contundente se vi interessa farlo. È molto resistente, ha un sistema, andate a leggere sul sito JBL, vi dico cose veramente ovviamente che non ho scoperto smontandolo, ma ha una resistenza perché ha un sistema anche anti-shock, quindi può essere fatto cadere dall'alto, dal basso e così via. Sulla parte invece, guardandolo frontalmente destra, la scritta ovviamente Go 3,
poi il tasto per il pair del Bluetooth e il tasto di accensione che va semplicemente schiacciato una volta perché si accende. Avete sentito il suono di accensione, che è quello tipico di tutti i JBL, quantomeno da almeno 5-6 anni. Allora, per quale ragione una persona va alla ricerca di uno speaker così? Per metterselo nello zaino, per portarselo sempre in valigia, per avere sempre disponibile con sé, quindi lasciarne magari un in cucina, un in bagno, un in salotto, che ne so, e poi soprattutto per l'estate. Il JBL Go viene pensato per essere uno speaker ultra portatile, super portatile. Sapete che in questa categoria sono pochi quelli che suonano bene. Personalmente JBL Go 1 suonava alla stragrande, non lo trovo più, non so esattamente se l'ho regalato o fatto qualcosa, non l'ho trovato. Volevo fare una comparazione, non audio ovviamente perché l'audio è diverso, ma volevo fare una comparazione di dimensioni. Mi sono fatto aiutare, il JBL Go 1 è leggerissimamente più lungo e un pochettino più largo di questo JBL Go 3. Comunque sia, il suono, come vi dicevo, è differente, l'ho già spiegato in altri video, perché la copertura che consente l'impermeabilizzazione di questi speaker ovviamente va un po' a togliere le fasce alte, le frequenze alte del suono. Ora, il JBL Go 3 quindi viene commercializzata e venduta a 40 euro, che non è poco per uno speaker di queste dimensioni. Con 40 euro trovate un Trosmart da 20 watt e con 49 euro prendete il Trosmart Mega da 40 watt, quindi insomma non è proprio pochissimo, però non resta che sentire il suono di questo bellissimo speaker. Ovviamente appena l'ho acceso, inutile dirvi che si è subito connesso. Però si è connesso male, perché ecco, non avevo acceso il Bluetooth, quindi in realtà non si era connesso proprio una mazza. Accendo il Bluetooth, lo faccio in diretta proprio per farvi vedere, non schiaccio niente, questo è acceso, connessione immediata, come vedete, quindi voglio dire veramente in meno di un secondo. Sentiamo come suona. Volume e quindi la potenza di questo JBL Go 3. Personalmente la trovo più che soddisfacente, non è ai livelli ovviamente di altri speaker blasonati di cui vi parlerò dopo, però il volume è veramente molto alto. Tanto per farvi intendere, siete in una stanza che possa essere 4 metri per 4, 4 metri per 5, e questo è più che sufficiente per fare sentire la musica a voi e magari a qualche vostro ospite. Sicuramente la situazione migliore nella quale la si può utilizzare è una situazione magari in spiaggia oppure all'aperto, comunque in un parco, dove il volume comunque non è così essenziale, perché la musica non dovete farla sentire a tutti i vostri amici, ma basta che la sentiate voi e comunque chi vi è vicino. Il volume è molto alto e più che sufficiente. Il suono, allora, la JBL fa dei prodotti
pazzeschi, i flip, soprattutto il 3, l'extreme, insomma il boombox, ce ne sono veramente tanti di prodotti, tutti quanti con un prezzo dai gli 80 euro in su, a partire appunto dal JBL Flip. Per quanto riguarda questo piccolo Go 3, è chiaro che il suono debba essere valutato con riferimento più che alla presenza di molti alti, molti bassi, molti medi, eccetera, eccetera, alla qualità generale. Allora, la qualità generale è veramente ottima, nel senso che quello che esce dallo speaker JBL è effettivamente la musica che dovete sentire, quindi non è un 4K del suono, non esce ovviamente lossless, però veramente dà una ottima soddisfazione, perché la musica si sente bene. Ciò significa che sentite più o meno tutte le frequenze, non dovete andare a smanettare sul cellulare per avere particolari impostazioni, più bassi, meno bassi, eccetera, eccetera, si sente bene. Questo è un prodotto ottimo per quanto riguarda ovviamente l'ascolto della musica in giro, coniugato a una portabilità che è veramente incredibile, soprattutto considerando il fatto che è resistente agli urti e resistente anche all'acqua. Se dobbiamo andare a discutere invece sulla soddisfazione che si può avere dai bassi di un oggetto come questo, allora devo dire qualcosa. I JBL Go 1, io non so per quale ragione, però dà l'impressione di avere più bassi. Questo ve lo posso assicurare, chiunque di voi ce l'abbia sa che da quel robo esce effettivamente un qualcosa che è inspiegabile per le dimensioni. Non ha lo stesso volume di questo JBL Go 3. Questi 4,2 watt dichiarati effettivamente ci sono, il volume del JBL Go 3 è molto alto. I bassi sono per me leggermente bloccati da questa imbragatura di tela, di stoffa, che serve per proteggere lo speaker dalla umidità, dagli urti e dall'acqua, quindi quei materiali che servono per dargli ovviamente la certificazione IPX. Con ciò non voglio dire che si senta male o che non ci siano i bassi ci sono, ma sono i bassi tipici di uno speaker di queste dimensioni. Se voi volete trovare uno speaker con queste dimensioni ma con dei bassi veri, nonostante a me non piaccia il suono di questa marca, ma è una questione assolutamente personale, dovete ovviamente andare su questo. Quindi dovete andare su un prodotto che costa esattamente come il Flip 3, quindi circa dagli 89-90 euro in su fondamentalmente, che è il Soundlink Mini della Bose. Come vedete le dimensioni sono praticamente identiche, solo la forma è un pochettino diversa, quindi adesso spengo il JBL, accendo al 40%, perfetto, adesso questo faccio in modo di collegarlo, di farvi sentire qualcosina. Allora, stiamo parlando di due prodotti totalmente diversi, questo costa più del doppio del JBL. Unitamente al Bose Soundlink Mini, prodotto di 2 anni fa, l'unico che mi sento di consigliarvi ovviamente è il Bang & Olufsen P2, di cui però ho già parlato, ho già discusso, e ha delle dimensioni un po' differenti, nel senso che il JBL, il Bang & Olufsen P2, ha effettivamente una dimensione praticamente il doppio del JBL. Ma la differenza è questa. Thank you.
Allora, come avete capito, non c'è veramente nessun paragone. Ora, dato che non voglio fare un video totalmente inutile nel quale semplicemente vi sconsiglio JBL, a me piacerebbe moltissimo comprare qualunque cosa, anche speaker da 40 euro e potervi dire bellissimo, fighissimo, compratelo, e mettervi il link e dire cazzo qua, cazzo su questo. In realtà non posso farlo perché questo è uno speaker che io ho comprato, sono passati svariati anni da quando è uscito il JBL Go 1. Il JBL Go 1 era una figata pazzesca, vi consiglio ancora di comprarlo, costava meno, non era vero resistente all'acqua, però per me era anche un pochettino più bellino di questa saponetta, voglio dire, da bagno turco, non che il Bose sia straordinario, ecco, dal punto di vista sembra un posacenere al contrario, cioè veramente non capisco, comunque sia. Mi piacerebbe dirvi, sono tutti bellissimi, tutti fantastici, come sapete a me capita ogni tanto di dire anche no. Allora, questo è uno speaker probabilmente che potete comprare solo ed esclusivamente se avete la necessità veramente di tenervelo sempre nello zaino, perché se volete sentire musica bene con una dimensione così ridotta di speaker, il JBL Go 3 va bene se non avete grandissime pretese quanto all'audio. La differenza tra i due è enorme, anche nel prezzo, questo costa il doppio di questo, però se volete, se siete appassionati di musica, non potete ovviamente accontentarvi del JBL Go 3, che è tutta una serie di enormi vantaggi, come una batteria che dura più del Bose, per esempio, una resistenza, vi ho detto già, all'acqua, agli urti, che comunque non fa mai male, però non è un prodotto top di gamma e il prezzo la dice tutta. Se volete spendere i soldi, forse è meglio spendere un pochettino di più e prendere questo o il P2 della Bang & Olufsen, che rimane in assoluto su queste dimensioni, un pochettino più grande, ve l'ho detto prima, però rimane in assoluto uno dei migliori speaker di sempre. È impressionante come suona, non parliamo poi della serie A, ovviamente, che è ancora meglio. In sintesi, amici miei, il JBL Go 3 è un ottimo speaker se vi serve questa tipologia di speaker, cioè se vi serve uno speaker da portare sempre con voi e uno speaker che possa farvi sentire la musica senza grandissime pretese. Ad esempio, se voi ascoltate molto una radio digitale, questo è perfetto, perché la qualità della radio, che viene appositamente configurata, equalizzata per poter suonare bene più o meno ovunque, la radio si sente decisamente, decisamente bene. Se invece siete degli appassionati di musica rock come me, oppure di musica elettronica, i bassi non vi soddisferanno ovviamente moltissimo, però è chiaro che bisogna tenere in considerazione le dimensioni. Questo probabilmente sarebbe stato un ottimo speaker 5 anni fa, come lo è stato il Go al tempo, quando poi sono usciti il P2 e il Bose. Ripeto, a me non piace come suona il Bose, ma perché non mi piacciono i suoni del Bose, a parte quelli molto grossi, ma a prescindere da tutto, se volete spendere dei soldi per un prodotto da tenervi per sempre e che vi soddisfi veramente quanto ai bassi, quanto alla qualità, sicuramente dovete optare per un prodotto che costa almeno il doppio di questo JBL. Amici, spero che stiate bene, vi auguro nuovamente un ottimo 2021, non potrà che essere migliore del 2020 ovviamente, cercherò di riprendere con un po' di video carini, e sperando anche un po' divertenti. Intanto vi lascio con questo prodotto seminuovo della JBL, JBL Go 3, 39 euro, 4 watt, 5 ore di riproduzione a volume 60%, un bel prodotto, ma niente che io vi possa consigliare come must have. Ciao a tutti, amici miei.